cosa importante è aver scoperto anche il collegamento tra questo clan Gallone Carbone di Trinitapoli e il clan Moretti Pellegrino Lanza di Foggia. Ecco, il coinvolgimento della famiglia foggiana? Il coinvolgimento della famiglia foggiana ci porta a dimostrare che comunque la mafia non opera mai in modo isolato. Anche la stessa comunità organizzata foggiana opera, nonostante il territorio sia molto vasto e quindi vede criminalità garganica, criminalità foggiana, criminalità cerimoniale, trinitapolese, noi riteniamo ci siano dei collegamenti tra le associazioni criminali, perché così il collegamento li rende più forti. Sono cose magari ereditate dalla vecchia Sacra Corona Unita? Sicuramente la criminalità foggiana, la criminalità mafiosa foggiana ha preso spunto da sia dall'Andrangheta calabrese che dalla Camorra napoletana, quindi potremmo dire che è un miscuglio delle due realtà, napoletana e calabrese. I reati ascritti agli indagati sono davvero tanti, dal tentato omicidio all'estorsione al spaccio di sostanze stupefacenti. Siamo riusciti a dimostrare un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la Calabria, siamo riusciti a dimostrare molti episodi estorsivi avvenuti a danni di imprenditori locali e avvenuti soprattutto con metodo mafioso, e quindi più siamo poi nella fase marginale anche un tentato omicidio a Marghera di Savoia, rapine, quindi una cosa molto importante, siamo soddisfatti. Ci può essere un collegamento con l'omicidio della settimana scorsa? Non escluso il collegamento, certamente non abbiamo ancora la prova del collegamento, ma stiamo lavorando in tal senso. Grazie.